Con il nuovo aggiornamento di Pokémon Home è possibile trasferire i Pokémon da Home a Scarlatto e Violetto e viceversa, e quindi adesso si possono fare davvero tante cose, tanti trasferimenti. Uno di questi è Gimmighoul forma ambulante, che si può ottenere soltanto su Pokémon Go. Adesso lo possiamo trasferire da Go a Home e da Home a Scarlatto e Violetto, e quindi in modo tale da avere la forma ambulante anche sui titoli di ultima generazione, forma che non è possibile ottenere altrimenti in nessun altro modo. Iniziamo! Ovviamente la prima cosa che dovete fare è catturare Gimmighoul forma ambulante su Pokémon Go, e per questo ho già pubblicato una guida dettagliata al riguardo che vi lascerò qua in alto nelle schede, quindi recuperatevi quella nel caso e poi tornate. Una volta ottenuto Gimmighoul, possiamo aprire l'applicazione di Pokémon Go e cliccare sulla Pokéball qua in basso per andare a trasferire il Pokémon su Pokémon Home. In alto a destra, impostazioni, scorriamo in basso, dispositivi connessi e servizi, Pokémon Home. Naturalmente do già per scontato che abbiate fatto login, che abbiate fatto configurazioni iniziali, eccetera eccetera. Adesso qua, se non l'abbiamo mai fatto, ci chiede di entrare con il nostro account Nintendo, e quindi ci clicchiamo. Dopo aver inserito le nostre credenziali dell'account Nintendo, apparirà invia Pokémon. Ci clicchiamo, continua, scegliamo il Pokémon che vogliamo inviare. Per aiutarci a trovare Gimmighoul possiamo cliccare in basso a destra sul filtro e poi ordina per recenti. I più recenti, insomma, verranno messi per primi, se lo avete catturato di recente, chiaramente. Ecco qua i miei due Gimmighoul, ne sceglierò uno. Avanti. In realtà ne potevo anche inviare due, ma uno lo tengo su Pokémon Go, non si sa mai. E poi trasferisci. Hai inviato dei Pokémon a Pokémon Home. Apri Pokémon Home e completa il trasferimento dei Pokémon. Non potrai inviare altri Pokémon da Pokémon Go a Pokémon Home finché non avrai eseguito questo passaggio. Ok, quindi, sempre dallo smartphone, andiamo ad aprire Pokémon Home. Non appena aprirete l'applicazione vi arriverà un messaggio: collegamento a Pokémon Go, sono stati trasferiti dei Pokémon da Pokémon Go, vuoi riceverli? Sì. In basso troviamo ricevi Pokémon, che ha anche tra l'altro il simbolino rosso perché è una nuova notifica, diciamo. Ok, vedi Pokémon trasferiti, ecco qua il nostro Gimmighoul, ricevi Pokémon. Hai ricevuto dei Pokémon e siamo a posto. Adesso possiamo chiudere l'applicazione di Pokémon Go su smartphone e andare sull'applicazione di Pokémon Home su Nintendo Switch per portare il Pokémon su Scarlatto e Violetto. Eccoci qua, possiamo entrare andando su Pokémon e poi selezionando il gioco in questione, quindi Violetto o Scarlatto, nel mio caso Violetto. Effettuiamo il collegamento. E da qua dobbiamo andare a recuperare il nostro Gimmighoul. Sulla sinistra abbiamo Pokémon Home, sulla destra Pokémon Violetto. Allora, ecco Gimmighoul. Lo spostiamo sulla destra. Perfetto. Esci con il tasto più e qua ci dà un avvertimento. Le mosse che un Pokémon può imparare e le abilità che può avere cambiano a seconda del gioco. Per ogni gioco Pokémon Home ricorda le abilità dei Pokémon e le loro mosse con i rispettivi PP. Quando un Pokémon viene trasferito, le mosse che conosce verranno adattate al gioco d'arrivo. Quando ritiri un Pokémon da Pokémon Home, potrai fargli ricordare le mosse imparate in altri giochi. Questa è un'ottima funzione. Salva ed esci. Salvataggio completato e siamo a posto. Adesso possiamo entrare su Scarlatto e Violetto per vedere Gimmighoul forma ambulante. Eccoci qua, andiamo nel box. Ed ecco Gimmighoul. Lo spostiamo nella squadra. E perché no? Proviamo anche a tirarlo fuori. Eccolo! È microscopico, nell'erba quasi non si vede. Comunque, questa forma di Gimmighoul già la si poteva incontrare su Scarlatto e Violetto, ma non catturare, non ottenere. Potevamo ottenere soltanto la forma forziere e poi farlo evolvere chiaramente in Goldingo. Andiamo a vedere se nel Pokédex è stata aggiunta la sua voce, magari. Mi sembra scontato dirlo, ma non si sa mai. È ovvio che la forma ambulante non serve per completare il Pokédex. Però, vediamo se c'è la variazione qua, nella descrizione. Sì! Gimmighoul, Pokémon trova tesori, forma ambulante, vaga portando sulla schiena una moneta antica e per vivere assorbe l'energia vitale delle persone che cercano di raccoglierla. E se vado giù, ho la forma scrigno. Ottimo. Ok, mi fa piacere che abbiano quantomeno aggiunto questa voce in più. Peso
pochissimo, altezza molto basso. Bene. Il mio è di livello 22, ma il vostro potrebbe essere di un altro livello, e abbiamo il simbolino della G che indica che il Pokémon proviene da Pokémon Go. Forse ci sono io davanti e voi non lo vedete, ma comunque è sotto di me, insomma. Per quanto riguarda invece il teratipo, è di teratipo spettro, perché quando andiamo a trasferire i Pokémon su Scarlatto e Violetto, ovviamente negli altri giochi non c'è il teratipo, quindi va praticamente a prendere il teratipo in base al tipo del Pokémon stesso. Non so come funziona però nel caso del doppio tipo. Cioè, se un Pokémon è fuoco-erba, quale teratipo mi dà in automatico? Non ne ho idea, non so se lo prende randomico. Comunque, quando c'è un singolo tipo, di sicuro prenderà quello. Abilità fuga facile, garantisce la fuga dai Pokémon selvatici. Mosse utilizzabili, azione e sgomento. Vediamo se può ricordare qualcosa. Assolutamente no. Natura cauta. Ottenuto da Pokémon Go. Bene, direi che per questo video è tutto. Fatemi sapere qua sotto con un bel commento se vi è tornato utile, mi raccomando. E anche se avete già trasferito Gimigol forma ambulante da Go a Home e poi da Home a Scarlatto e Violetto. Vi ricordo anche che è già uscito il video su come ottenere Quaxly, Sprigatito e Fuecoco con l'abilità speciale. Tutte cose che riguardano comunque il nuovo aggiornamento di Pokémon Home. Bene, ci vediamo in un prossimo video.